Presso il Salone dei Padri Cappuccini a Dovada si è svolta la manifestazione conclusiva del premio Protagonisti dello Sport, organizzata da Ovada in Sport. Protagonista della serata è il grande ex campione del ciclismo Imerio Massignan, che ha ricevuto il premio consistente in un modello in marmo di una bicicletta da corsa, consegnata da parte della società ciclistica di Silvano d'Orba, luogo in cui Massignan risiede dal 1977, anche una targa a ricordo. Durante la serata, il grande campione vicentino ha ricordato i momenti salienti della sua carriera. Io ho cominciato dal 59, che ho fatto secondo al Giro d'Italia, dietro a Chiti. È stato un bell'anno, ho fatto dei grandi piazzamenti, però l'anno più buono per me è stato il 60. Quando ho perso il Giro d'Italia di Gavia, che ho bucato le gomme e sono rimasto a piedi. La colpa non è mia, colpa è anche di Pavesi e di Alignano che non mi hanno assistito. Si doveva portare la macchina su a dormire sulla baita quando passavo io vincevo il Giro d'Italia. Nel 60 io sono andato in Francia quando ha vinto Lencini e io ho vinto il Gran Premio della Montagna Magliapois, ho vinto una tappa e sono arrivato settimo in classifica. E il più bel piazzamento che sono stato forte forte è stato dal 61, quando ho fatto quarto in classifica, ho rivinto il Gran Premio della Montagna, ho vinto una tappa su Bébagnères e io vincevo poco, ero sempre un piazzato, però ero sempre lì. È stato un anno del 60 che ha vinto Van Looy, sono arrivato quarto, primo degli italiani nel campionato del mondo. Poi c'è quella famosa Muro in Sormano, quello volevo dirglielo. Muro in Sormano, io sono passato 3 volte primo, che ho il record e tutto, però non sono stato mai capace di vincere il Giro Lombardia. Sono arrivato secondo, terzo e quarto. Trovavo sempre qualcuno che mi batteva. Al termine, Massignan ha voluto ringraziare gli organizzatori per il premio e ha incoraggiato i giovani a impegnarsi nello sport e nel ciclismo, una disciplina faticosa che però sa dare parecchie soddisfazioni. Protagonista.